Allora, siamo in un'atmosfera, diciamo, post-veleggiata non fatta di questa giornata finale della Granazzola del Cap a Porto Cervo su Le Vin Perdu. Magari fosse stato Perdu, qui Le Vin è arrivato troppo. Eh? Comunque, Gran Sole 46 Botin con Bianca e Sonia, che esatto, sono le armatrici, cioè, esatto, quindi la barca più bella in circolazione praticamente, bravo, con due armatrici. Ci dovete raccontare bene la storia di come si diventa armatrici, qual è la provenienza velica, quando avete deciso, perché siete in società, insomma tutte queste cose che interessano a chi ci segue da casa. Chi comincia? Bianca. Chi è più armatrice? Inizia Bianca. Allora, diciamo che la passione per la vela nasce nella culla. Quindi nasce da Vento Perso, la prima barca in cui ho veleggiato grazie alla mia famiglia, a mio padre. Questa barca acquistata perché esteticamente e anche per le sue caratteristiche piaceva molto all'avvocato Sonia Capobianco. Oh, vedi? Me lo potevo rispondere. Che c'entra avvocato? Pure lei è avvocato. Due avvocati, ho capito. Quindi qua possiamo stare tranquilli. State attenti a quello che dite. No, no, quando siamo in barca proprio niente, gli avvocati ci rifiutiamo di fare, anzi ci fregano tutti. Quindi, e quindi per gentile concessione della coarmatrice questa barca si chiama Le Vin Perdu, che riprende il vento perso della cosa. Vento perso, e quindi una passione vera, sportiva per la vela tra amici, fatta in amicizia e in convivialità, e che è lo spirito che noi abbiamo cercato di portare a bordo nella scelta dell'equipaggio, che è fenomenale. Che adesso ce lo presenti, vale, due o tre li conosco, quattro o cinque pure, lo so che sono fenomenali. Sono fenomenali, ma tu rispecchiano perfettamente questo spirito. Allora, Sonia, lei l'avvocato qui, Bianca, sì, avvocato, l'avvocato ha detto che la passione della vela è iniziata dalla culla. Per lei, per me no, in tardissima età. Ah, vedi? È iniziata dietro di lei e degli altri amici facendo della crociera, poi io avevo una grandissima paura del mare, per cui ho preso per vincere questa paura e capire qualche cosina in più, ho preso la patente nautica senza limiti e piano piano ho cercato di star dietro a questi grandissimi professionisti. Questa è una storia bellissima, cioè, allora, lei aveva paura del mare e che ha fatto? Ha preso la patente nautica, cioè prendete esempio, è una storia proprio, è un paradigma questo. No, per cercare di capire le cose, bravo, bisogna andare a fondo, esatto, alle cose. E però grazie... L'hai vinta la paura del mare? Sì. Se ho la consapevolezza di poter avere piena fiducia delle persone che mi consentono di veleggiare, non ho assolutamente paura. Che sono qui presenti, che sono, allora, cominciamo, sono a l'anima di questa barca. Facciamo la presentazione dell'equipaggio, però prima l'ultima cosa è tra due armatrici, alla fine poi chi, cioè, alla fine se c'è una diatriba, l'ultima parola a chi spetta? No, a lui. Ah, tu dici un terzo possibilmente, quota quindi celeste. Quindi lui fa l'arbitro in caso di arbitrato. Quota celeste. Beh, giusto, mi sembra giusto. Allora, ci presenti un po' i nomi, dai, su. E i ruoli a bordo anche. Allora, Federico Savoia, detto Ico. Okay. Velista noto. Dai, presentati. Dai. No, che devo dire? No? No, devi dire il tuo ruolo. Il mio ruolo è diffuso nella barca e basta. Non... Nella veleria. Nella veleria, sì. Mi occupo un po' di tutto e cerco di far funzionare tutto al meglio. E basta. Beh, l'esperienza porta a questo. Nome e ruolo a bordo. Io sono Andrea Ficola e sono alla randa. Bella impegnativa. Sì. Oggi l'hai data la randa? No, non l'abbiamo data la randa. Non l'avete proprio aperta oggi, quindi non c'è problema, tutta randa, una mano, due mani. Ho già capito tutto. Esatto. Bravi, perché i marinai anticipano. Esatto. Sì? Ruolo e nome. Ciao Giancarlo, in questa barca faccio prua. Grande uomo di prua. Grande uomo di prua, danno te. Quindi uomo, sei confermato. Firma subito. Jacopo e sto a prua con Giancarlo. Pure Jacopo è bravo. Al quale si deve la formazione di questo equipaggio, sì, vorrei sottolineare. A Giancarlo, vedi? Sì. Bravo, accidenti. Project manager diventa lui. Sì, Jacopo. Sì.
Allora, io sono Matilde Graziano e sono al centro barca in Pozzetto, quindi un po' di raccordo tra la prua e la poppa, e quindi cerco un po' anche di tenere un po' l'equilibrio così della barca. Un'altra sparsa, mi piace che ci sono un sacco di parlate, di un po' un giro d'Italia si fa con questa barca qua, vero? Vabbè, lui lo conosciamo. Io, sai, sono Maurizio Galanti, non faccio mai niente, non tocco neanche una cosa. Mi portano sempre a bordo così. Mi portano per mangiare e basta, quindi sono... Però un passato glorioso. Passato. Io Ruggero e sono alle scotte. Adesso sei quasi al timone però, Ci abbiamo lei anche, eh? Io sono per una passeggiata, ero per la valigiata così, sono la sorella dell'armatrice. Ci vuole pure la sorella. Anche lei. Ah, fa la modesta anche lei. Anche lei in culla. Cosa potreste dire a chi ha vinto il campionato laser femminile? Yes. Fanno finta di niente. Fanno finta di niente, ma è lo spirito di questo gruppo, tutti modesti. Allora io mi prendo un pezzetto di formaggio. Apriamo un'altra bottiglia. Facciamo tipo linea verde, sai? Allora questo è il formaggio sardo. No, volevo dire, rispettiamo la territorialità. Vogliamo concludere con un messaggio. Molti l'abbiamo già detto, la paura del mare se vince quella cosa. Due armatrici insieme, bello perché si divide la cosa, no? La scelta dell'equipaggio, l'armonia. Concludiamo con un appello, provateci pure voi da casa, venite a fare vela in questo modo. Perché? No, lei. La vela lei. Unisce e non disunisce mai. Capito? No, perché sto finendo il formaggio, falla più lunga. Un'altra cosa? Mentre tu... Ora che lo finisce. Si è emozionato. Scherzavo, no, beh, giustizia, la vela unisce e non finisce mai, mi non sembra. Disunisce. E non disunisce mai. Bene, con questo messaggio dalle Van Perdu, ma questo Van perché poi Perdu? Vento perso mi piaceva, sai? Aveva un senso così, Le Van Perdu è francese. Francesizzato. Abbiamo voluto darci un tono, scusa, io che non sono velista. Allora io no, sono... ecco, la finiamo, cioè, ho capito quello che dici, certo, giusto. Dove andrete in crociera, adesso dopo la Gran Soleil Cup, che rotta fa Le Van Perdu? Ci tratteniamo qui con 2 o 3 giorni, poi torniamo a casa per poi andare in Sicilia alle Eolie. Bello, bello. Saluti in vista delle Eolie da Le Van Perdu, eh? Ciao.